Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video dove finalmente proviamo MotoGP 23. Sì, ho qui nelle mie mani MotoGP 23 e ovviamente ringrazio gli sviluppatori per la chiave di gioco, però ragazzi, eccoci qui, MotoGP 23. Ora ragazzi, avrete già visto il gioco da qualche parte, quindi non c'è nessun freno che ci porta a non iniziare subito a provare la carriera. Proveremo la carriera e andiamo a vedere un pochino che cosa succede. Vediamo un po', sì. Allora, pilota, eccoci qua, già fatto tutto, numero, mettiamo 88, perché si può anche personalizzare il numero, ragazzi, vi ricordate, no? Andiamo a vedere. Praticamente qua, aggiungendo i vari livelli, non è cambiato niente dalle edizioni passate, basta prendere per esempio un numero, poi lo mettete lì al centro, magari, che ne so, rosso, e poi ovviamente ingrandite, mettete bene al centro, tutto quello che dovete fare per poi poter personalizzare il numero. Ma vi faccio già vedere tutto quello che ho creato. Infatti se vado in mie creazioni, raga, eccoci qua con il numero 88. Applica, guardate che bello, sulla moto. La moto è stata scelta dalla CPU, perché? Perché in Moto3 faremo soltanto un paio di gare, credo, e poi ci sarà la possibilità di scegliere la moto della Moto2. Perché? Perché è una carriera diversa dal solito e mettiamo un po' di colori della Miracle Nation, del canale, usiamo un po' i colori del canale, giusto per almeno i guanti, vediamo, belli, e poi dai anche le saponette, giusto così. Ok, va bene, perfetto. Tutta lasciamo questa. E poi lo stile di guida. Ho messo gomiti a terra, dita in frenata 4. Vediamo un pochino che cosa può succedere. Anche perché voglio solo provare il gioco. Ma eccoci qui nella nuova carriera. Come potete vedere, vediamo. Eccolo. Metto le cuffie. Attenzione. C'è uno sfidozzo però. Chi è quello lì? Scusate, La nuova stella del motomondiale arriva davanti a Yamanaka in classifica, entro 2 GP, Malaysia e Qatar, quindi... Ok, dovremmo praticamente... Cosa succede, raga? Sono le ultime gare probabilmente del campionato Moto3 e dobbiamo cercare di superare Yamanaka come obiettivo probabilmente per passare in Moto2. Ovvio che io adesso, raga, ve lo dico proprio sinceramente al massimo, preferisco essere sempre sincero con voi. Non ci gioco da anni a MotoGP e per esempio quello della scorsa stagione l'ho saltato, è un po' un casino e voi sapete che alla prima cagata cadi. Quindi probabilmente vedremo un video pieno di cadute e di ultimi posti. Come si comporta il joypad della PS5? Voglio vedere un po' di robe. Intanto andiamo ai feed. Ve lo leggo io, raga, anche se c'è la webcam sotto. Siamo alle ultime gare della stagione e nonostante un buon debutto non credo che Ale Miracle abbia qualche possibilità di arrivarmi davanti. Il gruppone di classifica è compatto ed è difficile uscirne. Yamanaka questo, Rispondiamo. La posizione finale in classifica conta fino a un certo punto, caro. L'obiettivo è sempre far bene e cercare di convincere le squadre delle proprie qualità. L'obiettivo è proprio quello, uscire dal gruppone, farsi notare e trovare una buona moto per la prossima stagione. Sì, praticamente in Moto3 vogliono fare due gare per il lancio. Non è una brutta idea, Piuttosto che fare una stagione intera in Moto3, potrebbe essere una bella idea appunto fare questa cosa qua. Però... L'obiettivo è proprio quello, uscire dal gruppone, farsi notare e trovare una buona squadra per la prossima stagione. Non importa chi c'è davanti, l'importante è stracciarlo. No, direi che non abbiamo le qualità per poter rispondere così. Eccoci qui alla schermata, ragazzi, io direi di fare soltanto le prove 3, le qualifiche, la gara, e voi direte, no Ale, devi fare un botto di prove, perché certo che poi non stai in piedi con la moto, ovvio, ma io in questo momento voglio farvi vedere solo com'è il gioco e quindi voglio assolutamente divertirmi insieme a voi subito, senza star lì a fare 800 giri di prova. Anzi, mi dispiacerebbe persino fare un bel giro adesso e non è quello delle qualifiche. Buongiorno, buongiorno, dalla Malesia, siamo collegati dal circuito di Sepang. Ancora pochi istanti e le Sepang, ragazzi, in pista per la terza sessione di prove sarà l'ultima occasione per i che roba Moto 3 di guadagnarsi l'accesso diretto alla seconda sessione di qualifica. Oggi il cielo è coperto e le temperature si sono abbassate parecchio. Andiamo di prove 3, raga. L'asfalto è asciutto e le previsioni meteo sembrano scongiurare il rischio di pioggia. Non dovrebbe piovere, anche perché vi ricordo che quest'anno è stato inserito il flag to flag, quindi praticamente la possibilità di andare ai box, cambiare completamente moto, salire su un'altra moto in caso di cambio forte delle previsioni del tempo. Ma
Io direi di andare al tracciato e di buttarmi già nella mischia. Vediamo un pochino l'assetto della moto, assetto manuale. Abbiamo, sì, anteriore, media, hard dietro. Io qua direi freno motore. La proviamo così, dai. Vediamo un pochino. Secondo me è già buono, perché voglio subito fare un bel tempo. Vediamo un po' come si comporta la moto. Eccolo qui, Miracle Man. Mi sembra vero di fare un altro video su MotoGP dopo tanto tempo. Oh, non so più guidare. Cadrò subito alla prima curva, probabilmente. Godiamocela però questa caduta. Facciamola bene, cadiamo bene per favore, se no non ha senso. Che strano il rumore della moto in Moto3, ragazzi, è sempre molto particolare. Fischia, l'ho appena detto, però non così. Faremo meglio in un prossimo giro. A parte che non era contata quella. È un primo approccio. È un primo approccio. Raga, però così vi blocco il tempo. Aspettate, eh. Ok, ora dovreste poter vedere anche il tempo lì in alto, eh. Vedete che già l'ho presa troppo stretta, ma intanto mica malissimo, eh. Già, vedi? Va bene, dai, va bene. Non ci gioco da un botto, ci sta. Anzi, più bello così. Dover apprendere di nuovo. Mamma mia. Sportellino? Partiamo con le sportellate? Non lo so. Vogliamo già rompere le balle? Posso dirvi che per ora ho un feeling bellino? Boh. Secondo me 2.20 lo faccio, anche se sto andando molto piano e dovrei andare molto più forte per fare dei tempi competitivi. Però 2.20, 2.23 dovrei riuscire a farlo. Avendo impostato difficoltà media, loro non dovrebbero fare più di... un tot di tempo, quindi dovrei riuscire a stargli dietro nonostante sto praticamente... imparando di nuovo a guidare. Mamma mia. E mi ricordo in MotoGP, ragazzi, che appena sgarri cadi, cioè è proprio ogni curva. Il problema è che qua veramente devi stare attentissimo a qualsiasi movimento che fai e al freno che usi. Però posso dirvi che secondo me 2.20 lo faccio. 2.22. Spariamola? Mettiamola giù così? Un 2.22 netto, sincero? Miracle Man? Miracle Man? Allora, sto notando, sembrerebbe, che loro aggrediscono tantissimo. 2.25. 2.25, così e così, così e così. Posso fare meglio, posso fare meglio. Attenzione. Ovviamente in questo momento a me non interessa la difficoltà dell'IA, eh. Cioè, nel senso, dei tempi. A me interessa riuscire a guidare. Poi dopo la difficoltà del gioco si può alzare tranquillamente. Adesso voglio soltanto capire se posso fare dei tempi competitivi o no. Dopo questa, secondo me, possiamo andare in box e andare direttamente in qualifica, però. Anche se comunque c'è il rischio, perché... Ok, sto andando meglio, rispetto a prima. No, errore qua. Allora, loro sto notando che gli avversari entrano aggressivi ma escono male. Non capisco perché. Buona, raga, per me non è andata malissimo. Pensando che appunto non ci giocavo da un botto di tempo. Da anni. Purtroppo da anni, ragazzi, devo dire la verità. Se andate a vedere l'ultima carriera che ho fatto, non mi ricordo nemmeno in che MotoGP fosse.
però il feeling è molto bello. Dai, andiamo in qualifica, dai. Usciamo, torna ai box e andiamo. Andiamo in qualifica. Che voglio vedere cosa succede. In teoria dovrei essere tra i tempi migliori. Ecco, per esempio, uno ha fatto. Ecco, dai, così già ci sta. Così già ci sta. Non male. Devo tenere schiacciato. Ah, ok, devo tenere schiacciato. Bam, bam, bam. Terzo. Ci può stare, raga. Quindi vuol dire che potrei comunque finire anche settimo. Ottavo, nono. Perché 2.24. Ok, dai, ci può stare. Come difficoltà iniziale è ben bilanciata. Perché se avessi fatto un altro errore, sarei andato per anche al nono posto. Guardate i tempi. 2.24 e 5 e il nono posto 2.24 e 9. C'è un minimo errore e siamo fregati. Forza. Ecco qui lo scarsettone Miracle Man che non sa più guidare una moto. Dopo devo andare a vedere quando è stato l'ultimo MotoGP che ho fatto. Devo proprio vedere. Ma ho ottenuto le gomme. Merda, non ho cambiato le gomme, raga. Fa niente, potrebbe anche essere un piccolo vantaggio questo, occhio. Abbiamo già le gomme predisposte. Vediamo. Vediamo un po'. Attenzione, subito. L'approccio alla curva, non malvagio, un po' troppo strettino forse. Uy, porca miseria, ma subito? Sportellopoli. E dai. Allora, vi stavo dicendo, ho notato questa cosa, che loro aggrediscono tanto in entrata, ma poi in uscita non ho capito perché, sembrano perdere molto. Guardate. Sì, vai. Boh. Buon per me, eh. Ok. Non aggredire troppo col freno. Andiamoci giù pesanti. Questa è presa bene. Forse ho frenato troppo prima. Però tante volte te la devi preparare prima qua, eh. 2.23. La regia ci porta all'interno del box dove la squadra sta aspettando il rientro del suo pilota. Oh, zitti tutti. 2.23, raga. Ok, sì, in gara poi sarà una cosa completamente diversa, però intanto chi se ne frega. Chi se ne frega. Allora, ragazzi, partiti. Ok. La prima sembra essere andata bene. La seconda anche, ma forse potevo fare di più in questa fase. Vediamo un po' adesso che cosa succede. Nelle prossime zone, eccoci qua. Allora, l'idea sarebbe quella di appunto qualificarsi bene. Se possibile. Dai. Perfetto. Raga, qua, mamma mia, qua ho guadagnato, eh. Qua robe, eh. Qua ho rischiato. Ah, ho perso quello che avevo guadagnato prima. Qua l'ho perso, ragazzi, purtroppo è così. Merda. Mamma mia, mi stava scivolando tutto qua.
Qua male. Niente. Tutto quello che avevo guadagnato l'ho perso. Vedete che è tutta una questione di... di poche possibilità. Potrei aver fatto 2.22, raga. Mi hanno già annullato perché... un giro prima di questo, perché avevo tagliato. No, no. Mamma mia, stava andando via la moto. Vedete? Oh. Mamma. Bravissimi in entrata loro, eh. Ma è in uscita. Boom. Andiamo. Sta migliorando sempre di più. Vedete che ad ogni giro... Capito perché vi dico... non bisogna iniziare con la difficoltà alta, perché sennò diventi scemo. Devi fare... avete visto i tempi? 2.24 il primo, 2.23, 2.22, adesso 2.21. Poi in gara mi emoziono e faccio le cagate e cado. Però, per esempio, qua ti puoi capire com'è quella storia lì del, della curva di apprendimento, ecco. Quindi... spostiamoci subito sulla griglia di partenza. Manca pochissimo all'inizio della gara. Gasatissimi, eh? E alle stelle. Sapete che non so i tasti della, per partire, la frizione. Ma chi se ne frega, andiamo. Allora, ragazzi, come al solito, media anteriore e appunto dura posteriore. Alla grande, per quanto riguarda l'elettronica, io lascerei così. Anzi, per i primi giri me la imposterei proprio tranquillona. Poi vedremo. Poi vedremo durante la gara come si mette la situazione. Yamanaka, ragazzi, Yamanaka è settimo e mi è stato detto che devo arrivare prima di lui. I piloti hanno completato il giro di Vediamo. Sono allineati sulla griglia di Sepang, pronti alla partenza. Vediamo un po', prima guardatelo, quanto è bello. E andiamo. Guardalo. Oh! Yeah. Allora, la frizione è con L1 comunque. Oh. Ma perché? Perché? Scusate, perché sta... cioè... sportellate random. Già, partiamo. Oh. Ma scusatemi, ragazzi, cioè... perché mi ha tirato una sportellata nel rettilineo dove non servì? Cioè, proprio... allora! Beh, ma è classico, eh. Non è che ci stiamo stupendo di qualcosa. Classico. Guardate come entra! È andato. Yamanaka, ragazzi, Yamanaka. Dobbiamo superare proprio lui, ragazzi, eh. Occhio. Vedete come perdono in uscita? Cioè, in entrata sono dei bolidi assassini. Avete notato anche voi sta cosa? Yamanaka ciao! Yamanaka ciao! Yamanaka ciao! No! Mamma mia, ho rischiato il taglio. Via. Ora dobbiamo tranquillizzarci, raga. Yamanaka è dietro, proprio di noi. Porca. Non esagerare, no? Merda. Mannaggia, quando sono in gara divento veramente ansioso. Anche perché, perché ansioso? Perché rischi sempre di buttar via tutto, anche non per colpa tua a volte. E questo ti mette ansia ad ogni curva. E poi la moto non è per niente facile da controllare. In Moto3 sì. In Moto3 sì, dove siamo adesso è più facile. Ma in Moto2 e in MotoGP le cadute aumentano, eh. Dai, vedete che rettilineo, siamo veloci uguali. Il problema è che loro prendono male le curve in uscita. Ma come come l'hanno presa larga? Hanno sbagliato. Bello vedere questi errori. Mette un po' di realismo. Attenzione. Però Yamanaka è sempre sesto. Non è riuscito a recuperare qualche posizione lui. Peccato. Guarda, guarda come l'ha presa larga quello. Per guardare quell'altro, porca miseria.
stavo andando a fare la cagata. Dai Ale, dai, svegliati, Mannaggia. Oh, stai al tuo posto, stai. Oh, ma perché mi sta... Stavo perdendo... Raga, però troppe... Cioè, lì perché mi continuava a spingere? C'è un'aggressività assurda da... Eccola lì. Meno male che ho solo un avvertimento. Guardate che bello, mi mette l'avvertimento sotto il cronometro. Figo. Attenzione. Dobbiamo lavorare. Questa l'ho presa benissimo. Attenzione, ne esco con una leggiadria. La danza moderna. Attenzione. Questa è brutta, questa è brutta, ricordiamocelo. Mamma mia, rischio sempre di ribaltarmi. Ci vuole concentrazione qua adesso, ragazzi. Scusate se ogni tanto sto in silenzio. Mamma mia, che sfida. Teniamola. Yamanaka. Sesto ancora. Buon per noi. Ho scalato marcia troppo in fretta, ragazzi. Scusate, ma ho fatto la cagata. Tutte e due larghi. Tutte e due larghi. Oh. Oh. L'ha mandati a cagare. C'ha ragione. Raga, tutte e due larghi, attenzione. Mamma mia, mamma mia. Anche qua ho scalato troppo, però ragazzi, mamma mia, io scalerò anche prima, ma... A loro veramente proprio... È come se io non ci fossi in pista per loro comunque, Davvero, non frenano... Non, cioè, mi vengono addosso. È proprio... Non sono in pista per loro. È come se io fossi un fantasma all'interno della pista. No, avvertimento numero 2. Mi piace che ci sia però in evidenza la situazione, così almeno... possiamo percepire al meglio, ma... Credo che comunque sia una bella gara per ora. Siamo solo a metà. Potrei fare una cagata da un momento all'altro, anche se quando arrivi poi primo e non hai molte distrazioni, direi che... Ah, sono lì, Mica tanto non hai distrazioni. Abbiamo anche il giro veloce comunque. Fast lap. Lap. Ma come scalo le marce dignitosamente? A volte troppo presto, anticipo la scalata. È colpa mia, ovviamente. Però, zitto zitto. Fa il suo lavoro. Sentite quando scalo troppo presto che rumore fa? È un errore o no, raga? Che fa... Cioè, secondo voi sbaglio a volte a scalare prima? Perché... Tipo anche qua, lo sento che fa un rumore strano la moto, ma potrebbe anche non essere un errore. Potrebbe essere un modo per prendere meglio la curva poi magari in uscita con un'accelerazione migliore. Merda, qua ho sbagliato. Ok. Lo senti? Perché c'ho sto vizio di me? Po. Ok, andiamo dietro. Ok, dai. Per esempio, no? Arrivati a questo punto e vedendo questo gran premio, uno può dire, beh, posso aumentare, posso iniziare ad aumentare di un altro 10% la difficoltà. E si va avanti così.
Ma se subito all'inizio metti la difficoltà alta... No, bello, guarda che qua devi... Ci vuole un po' di pazienza e di umiltà, perché cioè, vedete, ci vuole un apprendimento per guidare la moto, raga, ve lo consiglio. Se voi doveste prendere questo gioco, fate ancora peggio di me, cioè mettetela ancora più bassa, perché se non avete mai giocato a MotoGP o non ci giocate da anni, dovete fare una curva di apprendimento nel tenere la moto, che è altissima, ragazzi. Quindi ve lo consiglio di partire sempre tranquilloni per ora. Intanto mi tengo il giro veloce, il peggior scalatore di marce che io abbia mai visto, anche quel titolo. Allora, vi devo dire, sì, capisco che sono una schiappa intergalattica, ma ho appunto impostato la difficoltà dell'IA a un mio valore. Adesso so che posso aumentarla, ma un'altra cosa bella, ragazzi, è che sicuramente non sono caduto. E questa è una cosa che mi fa molto piacere, perché dopo non averci giocato per anni mi ha fatto perdere ovviamente la fiducia nella moto. Guardalo, guardalo come si gestisce la gara il signorino. Che bello! Peccato quel più per qualche errore, ma... Sta venendo fuori già una bella gara più pulita adesso. Loro sono sempre lì, eh. Guardali, guardali. Al primo errore sono fregato. Bella questa, bravo. Fa un po' meno. Allora, per ora c'è più pulizia nelle curve, ma meno aggressività. Può anche non essere un problema, eh? Ok. Attenzione. Va. È andata. Se non faccio la cazzata nell'ultima curva, ovviamente. Ma che scalata. Forse troppo. Ok, via. Vai in impennatina. Fai l'impennatina, bravo. Non troppo. No, non la posso fare, raga. Va benissimo così. Dai. Ma Yamanaka dov'è? Ci porti al parco chiuso per incontrare i protagonisti di oggi. Diamo un rapido sguardo alla classifica. Raga, non ho capito, dov'è Yamanaka? Moto 3. Ah, è il numero 6, ma vaffanbrodo, va. Era il numero 6. Vabbè. Allora, quindi Yamanaka è decimo. Frasato. Quindi, ragazzi, praticamente siamo alla fine di una stagione che comunque ci sta dando già una posizione. Cioè, nel senso, stiamo per finire la stagione e l'importante è arrivare prima di Yamanaka nella classifica finale. Anche se noi siamo sesti e lui è ottavo, praticamente, ok? La linea dal parco chiuso con il vincitore che oggi ci ha regalato una Eccolo. Gara perfetta. Oltre alla vittoria, questo ragazzo Eccolo. È stato importantissimi per la classifica del mondiale. Buono. Intanto, ragazzi, qua arrivano altri messaggi. Come potete vedere, c'è la possibilità di rispondere a tutti. È bello vedere che Vision Track Racing Team ha puntato su un cavallo vincente. La prima vittoria del Miracle è uno spettacolo. Grazie, una sensazione fantastica. Ce n'è di roba qua, anche le interazioni. E poi comunque c'è anche un sistema di reputazione. Quindi per adesso siamo comunque considerati dei rookie. E lo potete vedere
intanto rispondo anche qua, e lo potete vedere praticamente anche qui di fianco a lui, vedete? Ecco qua, qui. No, dove? Lì. Dove? Lì. Lì. C'è scritto rookie, vedete? Praticamente poi puoi diventare sempre più bravo e quindi ambire a moto sempre più forti o a situazioni sempre migliori. Quindi praticamente ci sarà da fare un'altra gara, probabilmente forse l'ultima, ok? E poi da lì scegliere o venire scelti per la Moto2, magari in base anche alle prestazioni che si fanno qui. Bene ragazzi, io direi che abbiamo provato MotoGP 23, non mi è dispiaciuto, è stato un video abbastanza corposo a parte le mie nabbate, però devo dirvi che non mi dispiace neanche questa tipologia di carriera nuova, con una Moto3 non da fare, quindi simulata, a parte le ultime due gare, e raga, tanta roba, io comunque ve lo ripeto ragazzi, non abbandonate il gioco, perché è normale che alle prime gare perdete tutto, cadete, non capite i tempi, non capite niente, stessa cosa che succede a me tutte le volte, no, non faccio il figo, no, non sono quello lì che dice, ah, io so giocare a tutto, MotoGP, ah, vai, dopo 780 prove poi vengo a dirvi, ah, ecco perché sono bravissimo, no, io non faccio le prove, non faccio niente, vi dico la realtà delle cose, che tanti abbandonano il gioco perché cadono sempre. Non abbandonatelo, bisogna soltanto capire un attimino come gestire la moto, e come avete visto la curva di apprendimento è alta, nell'arco di mezz'ora, ok, da 2.24 sono passato a 2.21 e migliorerà ancora ogni volta, soprattutto anche con delle moto più forti. Tanti abbandonano MotoGP per le troppe cadute, per il controllo della moto, perché non si può giocare. Beh, è ovvio che qui c'è una vera e propria un vero e proprio studio per andare bene appunto in pista. Ci vuole allenamento, un pochino sicuramente anch'io. Io parto dal bassissimo, come avete visto. E però se già in mezz'ora in un video solo ho migliorato di 3 secondi, pensate se uno ci gioca un po' di ore. Non arrendetevi se vi piace il gioco, se vi piace la MotoGP, è ovviamente il gioco giusto per voi. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Un abbraccio, un bacione, e noi ci vediamo nei prossimi video sul mio canale YouTube. Iscrivetevi, like per questo video. Alla prossima!